Anche se, cioè, io come tanti non ho molta voglia di studiare, però vedo che a scuola ci sono speranze per il futuro, cioè la scuola ti può aiutare molto, come una seconda famiglia, diciamo. Io mi sono trovato, cioè da una cosa che non mi apparteneva proprio, mi sono trovato molto, molto legato a questa civiltà, diciamo, perché civiltà invece quella che vivevo io non era proprio niente. Solo in Campania 23.000 bambini abbandonano la scuola prima di aver compiuto 14 anni. Per combattere questo fenomeno nasce Viva la Scuola, il progetto di contrasto alla dispersione scolastica realizzato da Save the Children in collaborazione con l'assessorato all'istruzione. Cuore del progetto è la campagna Tagga la scuola nella tua vita, promossa dai 4.500 studenti coinvolti nella seconda e nella nona municipalità. A testimoniare il loro impegno anche Patrizio Rispo e Marina Tagliaferri, protagonisti della fiction di Rai 3 Un posto al sole. Bisogna assolutamente studiare, ma non è solo lo studio apprendimento, è la sensibilizzazione, è il lavoro che si fa sulla testa, sull'attenzione, sulle problematiche che ti circondano. Studiare significa anche leggere un giornale, significa anche ascoltare gli altri e non pensare solo con la propria testa. A Napoli sono 1.283 i minori che hanno messo da parte prematuramente i libri e che non vanno più a scuola. Numeri allarmanti che indicano come la dispersione stia diventando un fenomeno sempre più precoce. Momento fondamentale delle attività di Viva la Scuola sono stati i laboratori, che hanno coinvolto direttamente o indirettamente 4.500 ragazzi e che hanno portato alla realizzazione di fumetti, poster e 40 video. E devo dire che con il Comune di Napoli, con l'assessore Palmieri, abbiamo avviato sin da subito proprio un impegno comune per fare in modo che i ragazzi stessi siano i protagonisti della lotta alla dispersione scolastica. Questo è il significato del progetto che oggi presentiamo, fare in modo che proprio dall'ascolto dei bambini e dei ragazzi, delle loro esigenze, possa partire una strategia di contrasto a questo fenomeno così grave in Italia, nel nostro paese, che non lasci solo alle scuole. Bisogna superare la separazione tra la cultura della scuola e la cultura della società. Non sono due linguaggi diversi e soprattutto non sono due linguaggi incompatibili, sono due linguaggi che si possono perfettamente integrare. Si può partire da Facebook per capire come pensano i nostri alunni e si può partire da Manzoni o da qualunque altro grande classico della tradizione, io dico Dostoevskij, per capire cos'è il bene e il male. Cioè, non è importante qual è il punto di partenza, è importante capire che le due cose, che le due culture non sono incompatibili e non sono antitetiche, vanno tenute insieme.